Buona serata a tutti, rieccoci qua in ascolto. Io sono Claudio Simeoni che conduce la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo dalle onde di Radio Gamma 5. Questa è la seconda parte della trasmissione e come è noto nella seconda parte leggiamo i vari libri che compongono l'insieme del paganesimo e della stregoneria. Innanzitutto ho appena ricevuto una telefonata, sono partito un attimo in ritardo, di una persona del Loire. Loire è l'unione anticlericali, agnostici e cose del genere. Sì, comunque, sono in ogni caso degli anticlericali. E niente, ricordo sempre che io sono disponibilissimo a parlare e discutere con tutti e scambiare le idee, ma essenzialmente ricordate che io pratico magia e stregoneria. E il mio anticlericalismo è in funzione di costruire il futuro, è costruzione del futuro. Non è, io non faccio la lotta al clero tanto per fare la lotta al clero. Io descrivo il male, descrivo le cose che distruggono il divenire umano. Per cui sono felicissimo di discutere con chiunque, mi fa piacere immenso, però ricordatevi che io pratico magia, stregoneria e paganesimo. E che la mia lotta alle religioni rivelate è perché le religioni rivelate rappresentano il male, rappresentano la negazione dell'essere umano. Detto questo, mi fa molto piacere la telefonata che ho ricevuto e mi fa molto piacere anche discutere con chiunque. Naturalmente sono disponibile con tutti. Una piccola nota: allora, io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera. E vi ricordo anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Detto questo, c'è una piccola considerazione da fare, che non ho parlato nella prima parte della trasmissione, la prima trasmissione che va in onda dalle 15:30, dalle 15 alle 16:30. Sul giornale, il giornale dei misteri, mi hanno fatto una piccola recensione a livello nazionale. Per quanto riguarda il lavoro delle esperienze di premorte, sapete ormai tutti quanti che ho scritto un libro di interpretazione sulle esperienze di premorte, un libro di analisi, di tutte quelle che sono le esperienze scientifiche, tutte le rappresentazioni che ci sono finora e anche le esposizioni religiose ideologiche che c'è in giro, le ho analizzate, le ho vivisezionate e alla fine del lavoro ho tratto delle conclusioni. Ebbene, il giornalista e psicologo, parapsicologo Stefano Beverini riproduce anche l'ultima parte, la conclusione finale del libro delle NDE, le esperienze di premorte, e dice, dico testualmente, così è scritto, l'analisi di fenomeni NDE, cioè di premorte, può aiutare a comprendere come si affronta la vita, la centralità dei nostri interessi deve essere la vita e non la morte, ma la morte registra quanto la nostra vita ha prodotto. Quando noi guardiamo gli effetti NDE, cioè gli effetti di premorte, lo dobbiamo fare per volgere il nostro sguardo alla vita di tutti i giorni. È la vita di tutti i giorni che costruisce il nostro modo di affrontare la morte. Se le NDE, cioè esperienze di premorte, sono studiate per cercare speranze oltre la morte, sarà una delusione, in quanto la soggettività non può essere riprodotta, appartiene al singolo individuo. È il singolo individuo il padrone della propria esistenza. Ogni sottomissione ad una qualsiasi verità chiederà sempre il suo tributo, la rinuncia a costruire il proprio corpo luminoso. E questo è quanto mi scrive il giornale dei misteri in ultima pagina, facendo un po' di recensione del libro che gli ho mandato. In realtà non gli ho mandato tutto il libro, gli ho mandati mezzi, cioè tutte le pagine dispari. E col computer si può fare anche questo tipo di operazioni. Ora, passando invece al discorso di questa sera, analizzeremo dalla seconda parte di Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Analizzeremo la resurrezione, cioè il concetto di resurrezione come è posto nei Vangeli ufficiali. E siccome questa è la seconda parte del Gesù di Nazareth, l'infamia umana, c'è la comparazione dei punti comuni ai vari Vangeli. Uno di questi punti è la resurrezione. Naturalmente io, come faccio sempre, vi leggo inizialmente le parti
scritte sui Vangeli ufficiali, cioè nei Vangeli ufficiali, e poi vi leggo il commento che faccio io e che è presente nel libro Il Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Perché infamia umana? Perché il suo compito è quello di distruggere il divenire degli esseri umani, la capacità di costruire loro stessi, di costruire la vita. Bene, vediamo cosa ci dicono i Vangeli ufficiali. Leggiamo da Matteo. Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria e Magdala e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco che ci fu un gran terremoto, un angelo del Signore infatti era disceso dal cielo, avvicinatosi, ribaltò la pietra e vi si sedette sopra. Il suo aspetto era come la folgore e la sua veste candida come la neve. Per lo spavento che ebbero di lui, sbigottirono le guardie e rimasero come morte, ma l'angelo prese a dire alle donne, non temete voi, so infatti che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove era stato deposto e presto andare a dire ai suoi discepoli, è risorto dei morti, vi precede in Galilea, ivi lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. E quelle, uscite in fretta dal sepolcro con timore e grande gioia, corsero a dare notizie ai discepoli di Gesù e così via. Marco dice ancora, ecco che Gesù si fece loro incontro, disse salute e gli si avvicinarono e così via. Marco dice, terminato il sabato, Maria di Magdala e Maria, madre di Giacomo e Salomè, comprarono dei profumi per andare a balsamare Gesù. E di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero dal sepolcro, quando il sole era già sorto, e dicevano fra loro, chi ribalterà la pietra all'ingresso del sepolcro? Ma guardarono, videro che la pietra già stava ribaltata da un lato. E così via. Non abbiate paura, voi cercate Gesù di Nazareth, il crocifisso, è risuscitato, non è più qui, ecco il luogo dove l'avevate deposto. Andate a dire ai suoi discepoli, a Pietro, che egli vi precede in Galilea. Praticamente vediamo come il discorso che fa Marco coincide col discorso di Matteo. Andiamo ancora avanti. Cosa dice Luca? Il primo giorno della settimana, essi si recarono di buon mattino al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato, ma videro che la pietra era stata ribaltata davanti al sepolcro. Entrate dentro, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Ora, mentre non sapevano che cosa pensare di questo, due uomini si presentarono a loro in piedi risplendenti. Esse, prese dallo spavento, chinarono a terra la faccia, ma i due uomini dissero loro, perché cercate fra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto, ricordatevi, e in quel modo vi parlò, mentre era ancora in Galilea, quando diceva che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani dei peccatori, essere crocifisso e risorgere il terzo giorno. Si ricordarono allora delle sue parole e al loro ritorno dal sepolcro raccontarono tutto quello agli undici e tutti gli altri. Le donne che riferirono agli apostoli questi fatti erano Maria di Magdala, Giovanna, Maria, madre di Giacomo e anche le altre che erano con loro. Ma ad essi questi discorsi parvero delle allucinazioni e non prestarono fede alle donne. Tuttavia Pietro, alzatosi, corse al sepolcro e chinatosi per guardare, vide solo i pannolini lì per terra, sicché se ne ritornò indietro, meravigliato di quanto era avvenuto. Vediamo ancora cosa ci dice Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria Maddalena andò al sepolcro di mattina presto, mentre era ancora buio, e vide che dal sepolcro era stata tolta la pietra. All'ora di corsa si reca da Simon Pietro e da quell'altro discepolo prediletto di Gesù e dice loro, hanno portato via dal sepolcro il Signore e non sappiamo dove l'abbiano messo. Uscì dunque Pietro con l'altro discepolo e andarono al sepolcro. Correvano tutte e due insieme. Ma quell'altro discepolo corse più svelto di Pietro e arrivò prima al sepolcro. Chinatosi vide le bende per terra, ma non entrò. Arrivò anche Simon Pietro, che lo seguiva, entrò nella tomba e vide le bende per terra e il sudario che era sul capo di Gesù, non per terra con le bende, ma ripiegato in un angolo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto prima al sepolcro, vide e credette, infatti non avevano ancora compreso la scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dei morti. Poi i discepoli ritornarono a casa. Questo è quanto c'è scritto nei Vangeli ufficiali. Questa è la versione che la Chiesa Cattolica sta predicando da 1600 anni. Davanti a questa versione, la Chiesa Cattolica ha piegato le persone.
Vediamo invece il commento che ne fa il Gesù di Nazareth all'infamia umana. Sulla resurrezione la Chiesa cristiana si è giocata tutta la credibilità. La promessa della resurrezione ha attraversato per quasi 2000 anni la storia umana e ha inferto sofferenze inaudite agli esseri umani con la giustificazione che questi sarebbero risorti il giorno del giudizio universale. Il giudizio universale, quando Gesù finalmente sarebbe venuto in potenza seduto a destra di Dio suo Padre, quando si sarebbe avverrato quanto ammillantato, proprio in seguito al continuo millantare di Gesù, le chiese cristiane, la Chiesa cattolica in particolare, si sono arrogate il diritto di seminare miseria e sottomissione a propria gloria. Dal momento che razionalmente non si può stabilire se la resurrezione è avvenuta oppure no, si può confrontare le varie descrizioni, l'oggettività in cui le descrizioni vengono fatte e i loro fini, per riuscire a comprendere quanta parte di verità c'è in questo. Ricordo che quando lo scopo di una cosa è quello di sottomettere, non c'è verità, in quanto la verità è la ricerca del divenire della persona e tale ricerca è possibile soltanto in presenza di libertà e la sottomissione è la sua negazione a priori. Nel quotidiano della ragione non è possibile stabilirlo, ma nell'ambito della magia è facile negare come Gesù non sia mai risorto e come tutta la concezione della resurrezione è opera di chi ha davanti a sé il vuoto. Dal punto di vista dell'alterazione della percezione, è facile dare agli evangelisti dei bugiardi, ma rimane il dubbio nella ragione, per chi non pratica magia, alterando se stesso nell'esistente, che qualche cosa di vero ci sia. I cristiani sono andati predicando, mettendo a ferro e fuoco per centinaia e centinaia d'anni le popolazioni della terra, imponendo loro di credere nella resurrezione, sottomettendosi al loro Dio. Hanno condizionato educazionalmente i bambini per spacciare sottomissione e credenza, e anche se ci si può liberare dall'impostura mediante la pratica della ricerca nell'esistente, è facile quando si perde energia e si diventa deboli, perché sconfitti dalle contraddizioni della vita, tendere a ripiegare su se stessi e dire che in fondo qualche cosa di vero ci sia. Come per tutte le altre esposizioni, ci sono quattro differenti versioni che solo apparentemente sembrano non contraddirsi. In realtà, ogni versione introduce un nuovo elemento finalizzato a costringere gli astanti a credere nella versione della resurrezione di Gesù. Marco e Matteo scrivono Vangeli abbastanza simili e sono più antichi degli altri. La differenza fra Marco e Matteo è che mentre Matteo fantastica sulle immagini, Marco è più reale nella descrizione. A chi fosse rivolto il Vangelo di Matteo, io personalmente non lo so, ma ho l'impressione che il suo referente sia la Chiesa interna, la setta ebraica. Forse cioè non un Vangelo finalizzato alla predicazione, ma forse un Vangelo finalizzato al gruppo cui facevano parte i credenti in terra di Palestina, all'interno delle comunità ebraiche. Questo significa una serie di fantasticherie inserite da Matteo nel suo Vangelo. Quello di Marco è scritto sotto dettatura di Pietro, quando già Pietro si era staccato dalla comunità in Palestina e stava viaggiando per il mondo predicando. È comune a tutti e quattro i Vangeli la presenza delle donne che vanno al sepolcro. Ma mentre in Marco queste trovano un giovane vestito di bianco dentro la tomba che annuncia la resurrezione, in Matteo si ha la descrizione fantastica della discesa dell'angelo, del ribaltamento della pietra, delle guardie come morte e dell'annunciazione della resurrezione. Nel dettare il Vangelo a Marco, Pietro si dimentica di questo fatto portentoso e si dimentica anche del fatto che Gesù appare alle donne subito dopo. Cos'è? Smemorato o pudore? In Marco il giovane dice alle donne di avvertire Pietro che Gesù li precede in Galilea. In Matteo l'angelo dice di avvertire gli apostoli che Gesù li precede. Gesù stesso dice di avvertire i suoi fratelli che lui li precede in Galilea. In Luca le donne corrono ad avvertire gli undici, proprio così, in quanto Paolo doveva essere il dodicesimo e Luca scrive sotto l'influenza di Paolo. E non c'è nessun incontro in Galilea. In Giovanni c'è l'arrivo quasi contemporaneo delle donne con Pietro e un altro apostolo prediletto, nessuna presenza, ma timore che il corpo sia stato rubato e dissertazioni sulla comprensione della resurrezione.
Scartando la versione di Matteo, tesa essenzialmente a costruire sottomissione mediante la meraviglia, le altre versioni affermano che il corpo di Gesù è scomparso. Luca parlava di andare in paradiso, ma ora o Gesù è in paradiso o è risorto dai morti, e la risurrezione dei morti avviene soltanto mediante il corpo fisico. I cristiani costruiscono il loro credo basandosi sulla risurrezione dei morti e si trovano circondati da popoli che sanno perfettamente come la risurrezione sia un'invenzione, in quanto conoscono benissimo il divenire degli esseri dopo la morte del corpo fisico. Non sono solo gli egiziani, ma anche tutti gli altri popoli concepiscono in forma diversa la vita oltre la morte del corpo fisico. Soltanto Gesù, sconfitto nella vita che porta la conoscenza e la consapevolezza, non riesce a scorgere nessun futuro oltre la morte del corpo. Egli non ha più divenire. Il momento che vive è il momento assoluto del proprio esistere. Per questo motivo deve sperare di risorgere col corpo. Cosa resta ai suoi apostoli? Inventare in vario modo una resurrezione mai avvenuta, e ognuno la costruisce come meglio ritiene di poterla vendere. A Marco e Matteo interessa mettere in luce la continuità dell'insegnamento di Gesù con quello degli apostoli. A Luca interessa mettere le premesse per l'introduzione di Paolo nel gruppo dei dodici al posto di Giuda. A Giovanni interessa rendere comprensibile agli apostoli la lezione secondo cui Gesù sarebbe risorto dopo 3 giorni. Ciò che in Matteo è un angelo venuto con terremoto e sguardo terribile vestito splendidamente, in Marco diventa un giovane vestito di bianco, in Luca e in Giovanni la tomba è aperta e le donne riferiscono agli apostoli. Sono 4 versioni troppo contrastanti, specialmente sul fare delle donne e sulla quantità di donne presenti. Mentre in Marco e Matteo sono soltanto 2, al massimo 3, in Giovanni c'è una moltitudine, in quanto Giovanni vuol far credere che ci fosse una moltitudine di gente al seguito di Gesù. Come potrebbe Pietro dimenticarsi di questo? È diverso il ruolo degli apostoli e la relazione di Pietro e dell'apostolo prediletto. Dell'apostolo prediletto non accennano né Matteo, né Marco, né Luca. In Luca Pietro corre al sepolcro dopo il racconto delle donne, mentre in Giovanni sembra che Pietro stesse seguendo le donne. La sensazione che in questi racconti ci siano stati da un lato il tentativo di Matteo di dare magnificenza al proprio fondatore, senza sospettare che qualcun altro stava in quel momento scrivendo lo stesso Vangelo o lo aveva già scritto. Che Luca nello scrivere il Vangelo avesse in mente di dare continuità agli apostoli, nei quali inserire la figura di Paolo, e che Giovanni voleva inserire se stesso come apostolo prediletto, dopo la scomparsa di Pietro, ed accreditarsi come tale presso le varie comunità cristiane che gli stavano sfuggendo di mano. Va inoltre rilevato come a Marco e Matteo interessa la continuità fisica e organizzativa con Gesù e suo padre, l'angelo, l'annuncio della resurrezione, l'annuncio che si troveranno in Galilea. A Luca e Giovanni interessa mettere l'accento sulla promessa della resurrezione. Per loro è più importante questo, in quanto l'avvenimento è più lontano nel tempo. Agli apostoli interessava assicurare gli astanti che Gesù era ancora vivo e operava. A Giovanni e Luca interessava assicurare gli astanti che ad operare era la promessa divina fatta nei loro confronti. Gesù si stava allontanando dalla percezione dei sensi per intanarsi nella descrizione che di lui ne davano i Vangeli. Ma quale Vangelo? Quello che al momento conveniva. Così, per il comportamento della Chiesa cristiana che avrebbe usato di volta in volta questa o quella versione, a seconda della sua convenienza, alla Chiesa cristiana non interessa stabilire la verità. La Chiesa cristiana non ha ricerca di libertà. Dunque, non interessa la verità, ma lo strumento attraverso il quale può gestire al meglio il proprio bestiame seminando miseria. E questa è l'interpretazione che ne dà il Gesù di Nazareth, l'infamia umana, della questione della resurrezione. Ma siccome io non voglio apparire essere io solo che tratta questo aspetto, ho qui, grazie a quel, non so neanche come definirlo, di origine, uno che si è massacrato le palle solo per desistere dalla carne, salvo dopo pentendosi,
ci ha salvato alcuni passi di Celso contro i cristiani. Celso scrive attorno al 200-250, forse 300, non so bene, comunque attorno al 200 in ogni caso, e nella sua critica ai cristiani parla della resurrezione della carne. Dice Celso: circa la resurrezione, dicono che la tenda dell'anima, cioè i cristiani dicono che la tenda dell'anima, della quale non vogliono essere svestiti, ma sulla quale vogliono porre un altro vestito, è in rapporto col seme, ma essi parlano di resurrezione perché hanno frainteso la reincarnazione e ne predicano la dottrina in funzione del conoscere e del vedere Dio. Quando infatti sono messi alle strette e confutati senza scampo, allora, come se non avessero udito nessuna delle nostre argomentazioni, ritornano alla loro eterna domanda: come altrimenti potremmo conoscere e vedere Dio? Come andremo da Lui? Essi si aspettano infatti, cioè i cristiani, si aspettano infatti di vedere Dio con gli occhi del corpo, di udire la voce con le orecchie e di toccarlo con le mani sensibili. Mandate allora all'antro di Trofonio e a quello di Anfiarao e di Mopso, dove si contemplano gli dèi in forme umane, e non illusori, ma ben chiari. Si vedrà anche che essi non ci passano accanto di fretta e una sola volta, come fece chi vi ingannò, ma si trattengono sempre con chi vuole. Ma essi chiederanno ancora: come potranno conoscere Dio se non possono percepirlo con i sensi? Cioè i cristiani chiederanno ancora: come potranno conoscere Dio se non percepirlo con i sensi, prescindendo dai sensi? E si dicono: non è possibile conoscere nulla. Ma questa non è la voce di un uomo o dell'anima, bensì quella della carne. Ascoltino, tuttavia, seppure razza vile e legata al corpo come sono in grado di capire qualcosa, se, chiusi gli occhi dei sensi, guarderete in alto con la mente e, abbandonata la carne, detesterete gli occhi dell'anima, solo allora vedrete il Dio. E se cercate una guida per questa strada, dovete prima di tutto fuggire lontano dagli impostori, dagli imbroglioni, dagli imbonitori di fantasmi, affinché non vi rendiate completamente ridicoli, oltraggiando tutti gli altri dei che si rivelano, in quanto li ritenete apparizioni, e nello stesso tempo venerando uno ancor più miserabile delle stesse apparizioni vere e proprie, anzi uno che non è più nemmeno un'apparizione ma un cadavere e nient'altro, cercando un padre simile a lui. Questo era quanto confutava Celso nel 200 circa dopo Cristo ai cristiani fin da allora. Per cui non si dica che ai cristiani sono gli atei, sono gli agnostici, sono gli anticlericali, sono i pagani, gli stregoni che parlano di queste cose o affermano queste cose. Queste cose erano già confutate fin dal 200 dopo Cristo. Per cui fin da allora la confutazione è iniziata, finché i cristiani non hanno cominciato a strappare lingue, a bruciare che non si poteva difendere e a fare tutte quelle infamità di cui hanno brulicato la storia, di cui hanno dipinto la storia. E detto questo, andiamo avanti invece con alcune altre cosette che le troviamo nella solita rassegna stampa. Allora, non vi impressionate se stasera vado così veloce, ogni sera, ogni trasmissione ha il suo ritmo, la sua musica, ha il suo modo di essere. Bene, vi leggo un articolo del 18 giugno 1998, passato tanto tempo, non è più rassegna stampa recente, però me ne è rimasta talmente tanta. Ebbene, è un trafiletto, quei trafiletti elencati del Gazzettino, del 18 giugno 1998. Dice: Colombia, la banda del prete assassino. Bogotà, la banda dei 12 apostoli, capeggiata da padre Gonzalo, 65enne, di Yarumal, per anni ha ripulito le strade del dipartimento di Antioquia, in Colombia, dai tipi scomodi, sporchi, inutili, uccidendo 35 vagabondi e ladruncoli con la complicità di poliziotti locali.
quando il prete si fermava a bere alla fonte termale di Sosalpes, vicino alla sua parrocchia, la gente del luogo capiva che gli apostoli stavano per organizzare un nuovo assassinio. Beh, qui non siamo in presenza di qualcuno che difende qualcun altro, ma qualcuno che vuole distruggere, annientare il piccolo uomo che chiede di poter vivere, che chiede di determinare se stesso. Se questi scomodi sporchi e inutili, anziché magari cercare di rubacchiare, di fare quelle piccole cose che fanno la gente piccola e indifesa, si fossero messi a chiedere l'elemosina, probabilmente non li avrebbe fatti ammazzare come delle bestie, ma dovevano mettersi in ginocchio, dovevano chiedersi l'elemosina, non dovevano rivendicare il proprio diritto a esistere. Rivendicare il proprio diritto ad esistere va punito con la morte. Questa è la banda dei 12 apostoli, del nostro amico prete, prete cattolico, padre Gonzalo, 65enne di Jarumal. E andiamo avanti ancora. Andiamo avanti ancora. Cosa abbiamo qui? Torino. Sipario sulla Sindone, 2 milioni di pellegrini per il Sacro Lino. Siamo alla Repubblica del 14 giugno 1998. Si è aperta l'estensione della Sindone, si è chiusa e l'estensione della Sindone dal 18 aprile al 14 giugno 1998 ha avuto 2 milioni e 100.000 visitatori. L'ostensione della Sindone nel 1978, cioè 20 anni prima, dal 20 agosto all'8 ottobre, ha avuto 3.330.000 visitatori. Dunque c'è stato un calo di 1.230.000 visitatori, salvo un'aggiunta di 300.000 visitatori senza prenotazione, per cui c'è stato un saldo netto in negativo di 900.000 visitatori, pari a circa un 30%. Questo è il bilancio dell'ostensione della Sindone. Ricordo che la Sindone è già stata dichiarata ormai palese, è evidente che è un falso assoluto. Qua e là salta fuori sempre qualcuno a dire che forse, ecco, ma allora c'è questo e c'è quello. C'è stata una contestazione sul carbonio 14, in quanto si affermava che il carbonio 14 era entrato nella sindone non quando è stato fatto il lino, cioè quando il lino è stato tessuto, ma è entrato nella sindone durante un incendio che ha avuto il castello durante il Medioevo. Bene, vi faccio ricordare che il carbonio 14 viene respirato esclusivamente dagli esseri viventi e una volta che gli esseri viventi lo hanno aspirato resta costante, cioè ha una decantazione, ha una perdita di radioattività che è costante. Però solo l'essere vivente lo assorbe. E perché questo qua ci garantisce? Se questo non fosse vero, qualsiasi altro oggetto datato, adesso non so se il carbonio 14 data circa 8.000 anni, dopodiché non c'è più traccia della decantazione del carbonio 14, qualsiasi altro oggetto che è stato datato precedentemente perderebbe automaticamente di valore perché basterebbe che quell'oggetto di legno, perché quasi tutti gli oggetti sono di legno, oppure ossa, oppure, cioè, sempre corpi viventi, fosse stato nel fuoco o vicino al fuoco e ogni datazione sarebbe di fatto falsa. Bene, il fatto che ci sia stato un incendio in quel periodo non inficia assolutamente quella che è la decaduta del carbonio 14, perché altrimenti qualsiasi legno che si sarebbe datato con la caduta con il decadimento della radioattività del carbonio 14 sarebbe risultata automaticamente falsa. Per cui tutta la prova che è stata fatta sul decadimento del carbonio 14 è automaticamente falsa. In Europa, vediamo un attimo. Detto questo, passiamo alla Repubblica del 14 giugno 1998. In Europa l'edonismo mina la famiglia. Secolarizzazione ed edonismo, gravi minacce per la famiglia. Questo lo parla Giovanni Paolo II. Ora,
Io ho una cosetta da dire, una cosetta che mi sta sullo stomaco da un sacco di tempo e che la sto un pochino rimurginando. Chiariamoci una cosettina, eh? L'edonismo, la ricchezza, tutte queste robe che minano la famiglia, che minano la religiosità. A me, questi discorsi fatti dai cattolici mi stanno sulle palle, ma mi stanno veramente sulle scatole. Perché questo? Fra il 1400 e il 1700 circa, c'è un periodo storico in cui vigeva il controllo, la proprietà terriera. Il controllo delle persone avveniva attraverso la proprietà terriera. Cioè una persona non poteva andare in un posto e farsi un campo, non poteva andarsene via da un posto se non per andare in un altro posto. Non poteva cessare di essere servo di un padrone se non diventando servo di un altro padrone. Qui poi c'è tutta la nascita dei comuni, tutta la nascita delle città e così via. Però di fatto nelle campagne il servo della gleba, lo schiavo, non poteva andare via da un padrone se non andando sotto un altro padrone. Quando c'è stata la riabilitazione, cioè quando i servi, gli schiavi hanno potuto conquistare uno spazio di libertà, quando il controllo sulle persone non avveniva più mediante la terra, cioè mediante il controllo del possesso della terra, ma attraverso il possesso del denaro. Cioè, quando il contadino poteva magari vendersi le galline e avere la palanca, avere il piccolo soldo. Bene, questi piccoli soldi che iniziavano a girare, cioè il dio denaro, il cosiddetto dio denaro, accumulato dal contadino, gli ha consentito di sottrarsi dalla schiavitù come servo della gleba, cioè ha comperato la sua libertà, magari comprandosi il piccolo pezzo di terra, il piccolo appezzamento, le piccole cose. Bene, l'uscita dal selvaggio è avvenuta quando ha cominciato a circolare il denaro, quando il denaro è diventato un bene di scambio comune. Per cui, per piacere, che i cattolici parlano della ricchezza, la ricchezza che porta alla depravazione, eccetera, beh, è bene che si sciacquino la bocca con l'acido solforico e si facciano dei grossi risciacqui, perché il denaro ha portato a questo. Che poi ci sia l'interiorizzazione del denaro, cioè il denaro come fine della propria esistenza, bene, questo è un fare di depravazione puramente cristiana, cioè puramente cattolica, ed è instillato fin da piccolo. Perché? Perché come abbiamo letto anche in Celso, ai cristiani della vita in campo energetico, della costruzione di se stessi come esseri luminosi, della costruzione del Dio che cresce dentro, non gliene frega niente. Allora l'unica cosa che gli interessa è il corpo fisico. Sono gli occhi con cui vedere Dio, sono le mani con cui palpare il mondo. Loro, il cristiano, non concepisce nessuna vita fuori del corpo fisico, e l'abbiamo letto in Celso. Per cui, per i cristiani, è solo la fisicità. Per cui, il fatto di calare il denaro come arte di costruzione su cui accentrare l'attenzione della persona è arte di depravazione cristiana, cioè è una risposta soggettiva a delle depravazioni del cristianesimo. Per cui quando i cristiani parlano di edonismo a me mi puzza moltissimo. Non che a me la ricchezza, cioè io non ho mai criticato qualcuno perché è ricco, vado a criticare qualcuno per come fa la ricchezza, per i danni che provoca agli altri, ma non per il fatto di essere ricco. Questo, siamo chiari questo, eh? Vediamo un attimino cosa abbiamo. Droga. Ai neri per sottometterli, Sudafrica, testimonianza shock sull'apartheid. Ma proviamo un pochino a leggerci questa. Questo qua viene dalla Repubblica, del 12 giugno 1998. Cosa ci dice Repubblica 1998? Ci dice: droga ai neri per sottometterli, Sudafrica, testimonianza shock sull'apartheid. Il regime progettava una narcotizzazione di massa attuata la sterilizzazione delle donne. Agli scienziati era stato chiesto di preparare sostanze da mescolare ai cibi tipici dei neri, nei piani di Botha, allora presidente, c'era anche l'eliminazione lenta di Nelson Mandela. Ridurre ad un'obbedienza chimica i neri, somministrando loro droghe in dosi massicce e sterilizzare le donne di colore. Questo il piano che il governo bianco sudafricano,
cristiano e cattolico, in gran parte, protestante, anglicano, tutto quello che volete, aveva messo a punto negli anni Ottanta, chiedendo agli esperti di svilupparlo e renderlo possibile. Lo ha testimoniato ieri davanti alla Commissione per la Verità e la Riconciliazione uno dei dirigenti coinvolti nel progetto, Daan Guzin, che all'epoca dirigeva la società di facciata che si occupava di ricerche chimiche batteriologiche per l'esercito sudafricano. Il piano di avvelenare batteriologicamente i neri maschi, tanto da renderli amebe, non in grado di opporsi alla supremazia bianca, era semplice. Bastava mescolare alcune droghe, soprattutto il mandrax, un derivato chimico oppiaceo, agli alimenti base dei neri, come la polenta di grano turco e la birra fermentata, oppure alterare i farmaci usati per le vaccinazioni. Ma c'era anche un'ipotesi più raffinata: diluire questi oppiacei sintetizzati nei gas lacrimogeni usati contro i sovversivi, vale a dire i combattenti per la libertà, così da colpire innanzitutto e in maniera misurata quelli che lottavano contro il razzismo. Allora, proviamo un attimino ad analizzarsi quello che abbiamo detto finora. Cioè, rendere le persone obbedienti, rendere le persone inferiori, rendere le persone sottomesse. Guardate, questi modi di fare, questi modi di essere, li ritroviamo nei Vangeli. Cioè, è il Gesù dei Vangeli che deve sottomettere le persone. È il Gesù dei Vangeli che minaccia: se tu non fai quello che voglio io, ti mando nel fuoco della Gaenna. Cioè, o fai quello che voglio io, o io ti ammazzo. Dunque, questo qua è un comportamento assolutamente cristiano. Questa è la realizzazione pratica degli insegnamenti dei Vangeli. Chiaramente, il Gesù di Nazareth non dice a se stesso: se io non obbedisco verrò bruciato nel fuoco, ma dice agli altri: voi dovete obbedire, voi dovete ossequiare il padrone, voi dovete essere allerta perché non sapete a che ora arriverà il padrone. Attenzione, dice agli altri. Gli altri sono il soggetto di possesso, soggetto ed oggetto di possesso. E dice ancora: secondo la testimonianza di Gunsen, quello della sterilizzazione di massa delle donne nere era ritenuto dai dirigenti dell'epoca il progetto più importante del paese. I neri erano troppi e bisognava ridurli di numero. Il professor Gunsen dice che all'epoca gli parlarono di 45 milioni di neri in Sudafrica, ma che poi il governo annunciò che erano 28 milioni. L'ultimo censimento effettuato in maniera alquanto approssimativa del 1996 parla di una popolazione globale di meno di 38 milioni di abitanti, un dato utile forse per le statistiche, ma in realtà poco credibile. Era stato progettato di rendere il lager nero, dove stava Mandela, non in grado, il leader nero non in grado di intendere di volere. Era il 1984, Mandela era in galera da 23 anni e il consiglio ipotizzò di avvelenarlo lentamente con derivati del litio e poi liberarlo, cioè renderlo deficiente. Subito sul leader dei neri sudafricani sarebbero comparsi segni di malessere cerebrale simile alle meningite ed in breve tempo sarebbe morto. Se questi sono i progetti che fanno i cristiani. Perché questo? Perché i cristiani non concepiscono mai come l'altro, come un Dio. Non ci concepiscono mai come l'altro uguale a se stessi. Non concepiscono mai il mondo come essere vivente. Non concepiscono mai che il mondo abbia le stesse loro tensioni, le stesse loro volontà. Per i cristiani, siccome non percepiscono tutto questo, siccome sono poveri di tutto questo, concepiscono gli altri come poveri, come esseri da distruggere, esseri da demolire, esseri da insultare, esseri da bruciare, esseri da torturare, esseri da possedere. Questo è il concetto cristiano. E voi questi concetti li troverete per tutta la storia del cristianesimo. E questi concetti derivano anche e soprattutto dal fatto che quando quello vi dice: vi farò pescatori di anime, gli esseri umani devono pensare: ma io chi sono? Il pescatore? O sono quello che finisce in padella? Chi dei due sono io? E andiamoci ancora un pochetto avanti. Un formicolio, poi ho camminato. Ah, questa è bellissima. Questa me l'ero riservata per fare un'intera trasmissione su questa cosa. E invece dopo la trasmissione non l'ho più fatta. Ma ve la faccio adesso la trasmissione.
scusate un attimo solo. Dunque, parla la vicentina guarita da Lourdes, dal Gazzettino del 14 giugno 1998. Continuano le visite mediche, ma il priore di Monteberico dice: i miracoli esistono, un formicolio, poi ho camminato. Allora, vediamo un attimino di cosa era intanto malata la ragazza. Dunque, la signora di 63 anni, definita miracolata di Lourdes, secondo, era partita alla fine di maggio per un pellegrinaggio alla grotta della Madonna. Lei, paraplegica da 20 anni, ferma in una sedia a rotelle, improvvisamente durante la messa alla grotta ha sentito uno strano formicolio con le gambe che da tanto tempo non si davano più segnali. La sa una cosa strana, non ci credevo neppure io, cercavo di vagare con la mente, di distrarmi. Ma che cosa ha la signora? La signora praticamente non ha assolutamente niente. Cioè, la signora ha avuto semplicemente un incidente stradale, ha avuto un incidente cerebrale e gli si sono bloccate le gambe. Questo è il problema. Il formicolio noi lo conosciamo benissimo, non è altro che la rivitalizzazione delle correnti vegetative. Ogni persona è in grado di rivitalizzare le proprie correnti vegetative. Vediamo un attimo, eh. Pronto? Pronto? Programma? Sì, dimmi. Niente, volevo un'informazione. Ho sentito parlare alla vostra radio che c'è una riunione per le vaccinazioni a Montecchio. No, deve telefonare un'altra volta, sennò questa è un'altra trasmissione. Ah, mi non scusi, so, allora, saluti. Buonasera. Va bene. Dice la signora, il formicolio noi con le correnti vegetative lo conosciamo benissimo. Le correnti vegetative altro non sono che dei flussi che attraversano il corpo, che sono dei formicoli più o meno forti, più o meno violenti, che rivitalizzano l'intero corpo. Non sono miracolosi, cioè non fanno miracoli, però hanno l'effetto di far scorrere più velocemente l'energia vitale. Per cui se uno ha avuto una lesione al cervello, le correnti vegetative si manifestano quando il cervello supera la lesione facendo dei collegamenti per aggirare la lesione stessa. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Claudio, ciao, sono Alba. Dimmi, ciao. Senti, ti avevo sentito parlare prima di un libro sulla premorte. Sì. È possibile averlo? Certo. Comprandolo? Certo. Eh? Sì. E me lo puoi fare avere? Te lo lascio qua in radiogamma. Glielo dai ad Alvise? Cioè, no, Alvise, lo lascio qua in cooperativa io, se vuoi. Guarda, sì, magari hai occasione di dirlo ad Alvise, che Alvise me lo porta. Guarda, io Alvise non lo vedo mai. Non lo vedi mai? Vabbè, a meno che dico, non sia io la cooperativa, non sia l'assemblea degli speaker, ma sarà sì, difficile. Senti, ti mando i soldi per Alvise. Non ti preoccupare per i soldi, dopo, beh, non fa problemi, non esistono questi problemi. No, vabbè, insomma. Per Alba. Va bene, dai. Senti, posso chiederti un'altra cosa? Sì. Una cosa, se tu vuoi mi rispondi o no, sì, una cosa personale. Siccome tempo fa avevi detto che tua moglie stava poco bene, sì, posso, così se non ti dispiace, adesso stai bene, ha superato? Sì, sì, tutto a posto, lunedì okay, torna a lavorare. Va bene, sono contenta. Grazie. Ah, perché non avevo più sentito niente. Sì, sì, ma infatti è stato superato bene, okay, direi. Grazie. Ok, allora io te lo lascio qui in radio, al limite dico al Vise di fartelo avere. Va bene, ti ringrazio, okay. Claudio. Grazie a te. Ciao, 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 grazie. Allora, vi ricordo sempre che i miei libri sono a disposizione di chiunque. La cifra che viene richiesta è la cifra minima che serve per compensare spese di carta, spese di fotocopia, spese. Non c'è nessun guadagno e nessun e nulla. Va bene, per Alba te lo faccio avere. Il formicolio, ripeto ancora, il formicolio alle gambe e il formicolio non è altro che la rivitalizzazione del corpo, la rivitalizzazione vegetativa del corpo. Questo è. Per cui la signora chiaramente ha superato la lesione che aveva, il cervello ha costruito dei nuovi collegamenti sinapsi e il formicolio è partito, magari anche in uno stato di emozione particolare come poteva essere a Lourdes. Non c'è assolutamente niente di miracoloso, tutti gli apprendisti stregoni conoscono le sensazioni. Pronto? Pronto? Sì? In diretta?
Sì, dimmi. Sono in diretta? Sì. Vabbè, niente. Ti telefono dopo, sono Marco Peruzzi del Crazy Time. Ah, va bene, dai. Dimmi. No, ti chiamo dopo quando hai finito il programma, ti devo chiedere una cosa. Va bene, d'accordo, okay. Io resto 4-5 minuti quando chiudo. Va bene. Ciao. Ciao, ciao. Vabbè, sì, quando chiudo il programma io sto ancora qua 5 minuti, i ragazzi mi consentono di prendere qualche telefonata qualche volta, non sempre, mi chiedono però anche di tagliare, perché giustamente dopo la trasmissione diventa loro. E, allora, ritornando al nostro discorso, per cui esiste, le correnti vegetative non fanno altro che rivitalizzare il corpo, non sono miracolose, nel senso che se uno ha una gamba rotta, no? Non è che gli aggiustano la gamba, però nell'ingessatura della gamba queste correnti intervengono anche per favorire. Qualunque persona le può sentire le correnti vegetative quando è molto stanca e si distende a letto e chiude il dialogo interno, cioè non parla e ascolta il proprio corpo, e le può sentire come dei formicoli che gli arrivano, che non sono proprio le correnti vegetative, però diciamo scorrono più o meno nei stessi sistemi. Lo stesso discorso delle correnti vegetative lo trovate a fare per esempio nella medicina cinese, nell'agopuntura. Nell'agopuntura c'è la teoria che tutto il corpo è attraversato da flussi, da linee di energia, e il punto dove si pianta l'ago è un punto in cui c'è l'incontro fra più energie, cioè fra più flussi di energia, o comunque c'è un punto per avere un riflesso energetico. Per cui non è una cosa incredibile che ha avuto la signora, però chiaramente è vendibile, cioè si può vendere perché lei aveva effettivamente la difficoltà a camminare, cioè difficoltà a stare in piedi, chiaramente il suo corpo ci ha messo parecchio tempo a recuperare e ha avuto il recupero, ha avuto l'ultimo scatto di recupero all'interno della chiesa di Lourdes, per cui chiaramente è una cosa vendibile, spendibile, molto meglio di tanti miracoli che non sono mai avvenuti. Cioè questa è una cosa più reale, diciamo così, perché le correnti vegetative che costruiscono il proprio corpo sono delle cose reali, solo che non fanno miracoli, è una ricostruzione lenta che ha l'organismo. È come, non so, se uno perde mezzo fegato, il fegato si rimette a posto. Però non è che domani mattina il fegato è a posto, ci vuole il suo tempo di trasformazione. Così se uno ha avuto una lesione cerebrale, il suo cervello ricostruisce degli altri collegamenti, cerca di accerchiare la lesione cerebrale, però non è che avviene domani mattina, avviene con delle trasformazioni che hanno il loro tempo e le loro scadenze. Se vi ricordate, la gente che andava in coma fino a qualche decennio fa, anzi fino neanche tanto tempo fa, veniva tenuta all'oscuro, al silenzio, senza rumori, senza nulla che interferisse nel suo stato comatoso. Oggi come oggi invece è prevalsa, cioè ha avuto grande successo quello che è le carezze, gli stimoli, i rumori, i canti, i suoni, che quello che in coma amava, cioè anche tanto rumore, anche tanta confusione, la persona che lui voleva bene, magari che gli parli continuamente, perché questo non fa altro che stimolare la crescita di quello che è il reticolato sinaptico, di quello che è la ricostruzione delle lesioni che lui ha avuto. Per cui la stimolazione, le correnti vegetative, tutto quello che dall'esterno aiuta a costringere l'essere umano a compattarsi, l'essere umano a modificarsi, è sempre un elemento positivo. E le correnti vegetative è parte di questo. Cioè il risveglio dal coma ormai non è più considerato un miracolo. È una cosa normalissima, è diventata una cosa comunissima. Ce ne sono anche quei risvegli che non avvengono mai, dei risvegli che ci mettono anche degli anni, dei risvegli che si possono anche calcolare, alcuni ritorni dal coma, si può anche sapere più o meno quanto ci si mette. Però hanno sempre bisogno di stimolazioni dall'esterno, hanno sempre bisogno di stimolazioni, perché le stimolazioni aiutano la ricostruzione sinaptica, la ricostruzione delle sensazioni, la ricostruzione di quelli che sono i flussi di energia, di quello che è la ricostruzione della persona. Per cui non è un miracolo, assolutamente, non è un miracolo del tipo la Madonna ha fatto il miracolo, è semplicemente una ricostruzione organica, una ricostruzione fisiologica, che come tutte le ricostruzioni organiche e fisiologiche ha avuto dei momenti e espressivi.
e il fatto che fossero intervenute le correnti vegetative è solo questione di ignoranza del medico analista, che dovrebbe sapere che la questione delle correnti vegetative è una cosa studiata da 50 anni, 60 anni, una cosa del genere, cioè, è una cosa che è conosciutissima, insomma, lo stupore è solo prendere in giro le persone. E questa è la miracolata di Vicenza. Passiamo a un altro discorso e lo prendiamo dalla Repubblica dell'11 giugno 1998. Dall'11 giugno 1998 abbiamo un caso. La Chiesa Battista a cui aderisce Clinton, cristiani battisti, vi ricordo, no? Sempre cristiani, donna sarai sottomessa. Dichiara la Chiesa Battista in maniera ufficiale, una donna deve sottomettersi umilmente alla guida del marito, così come la Chiesa si sottomette al comando di Dio. Attenzione, il sofisma è perfetto. Una donna deve sottomettersi umilmente alla guida del marito, così come la Chiesa si sottomette al comando di Dio. Dunque tutti gli uomini devono sottomettersi alla Chiesa, perché la Chiesa si sottomette al comando di Dio. Dall'altro ieri questa proclamazione dell'inferiorità della donna rispetto all'uomo fa parte degli articoli di fede dei Southern Baptist, cioè della chiesa protestante più numerosa d'America, che annovera fra i suoi fedeli anche Bill Clinton e Al Gore, il presidente della Camera Newt Gingrich e il capogruppo repubblicano al Senato Trent Lott. Il presidente si è già sottratto alle polemiche, dicendosi in rispettoso disaccordo con la Chiesa. Clinton, ha detto ieri sera il suo portavoce, ha preso atto divertito del documento, ma ha aggiunto sua moglie Hillary non si è divertita altrettanto. È una cosa pesantissima, perché è sempre quel tentativo di sottomettere i più deboli, di stuprare i più deboli, di costringere i più deboli a mettersi in ginocchio, di costringere i più deboli ad obbedire, di costringere i più deboli a fare quello che un altro vuole. Questo è il tentativo. È un tentativo che appascisce e tende a sparire quando il più debole si ribella, quando il più debole riesce ad imporsi sul più forte. E allora il più forte diventa comprensivo, diventa democratico, diventa possibilista, quando invece il più debole si fa avvinchiare, si fa abbindolare dal più forte. A proposito, io sono d'accordo con la Irma e dissento in maniera violenta da quello che ha affermato la Roberta, chi orecchie per intendere intenda, tanto per parafrasare. Quando il più debole non è il fuoco dentro, non è il fuoco della libertà che gli brucia dentro, e allora ecco che il più forte ritira fuori le sue regole, quelle che aveva accantonato per un attimo, e le reimpone un po' alla volta, sottilmente, prima con soavità, prima con complicità gentile, prima con suadenza e poi con i roghi, la tortura, la galera, i campi di sterminio. Il percorso è sempre lo stesso. E Clinton ha dissentito divertito. E giustamente la Hillary si è arrabbiata, si è incazzata. Beh, vorrei ben vedere, insomma, il minimo che le consento. Oh, passiamo un altro articoletto, e probabilmente è anche l'ultimo. Perché l'ultimo? Perché ormai mi sto anche stufando e i ragazzi stanno per arrivare. L'articoletto è della Repubblica del 13 giugno 1998. Così stasera abbiamo fatto un bel po' di rassegna stampa vecchia, ringraziando tutti quelli che non hanno telefonato. Anche nelle scuole italiane in un futuro più o meno prossimo le ragazze musulmane potranno coprirsi il capo con il caratteristico chador. La proposta è stata lanciata ieri in un convegno organizzativo del mensile Confronti all'Università Valdese di Roma e dedicato ai problemi di integrazione dell'Islam. Ora, a me non me ne frega niente che le persone seguano il loro Dio, seguano quello che loro vogliono, facciano quello che loro vogliono. Quello che a me interessa è che queste regole non siano imposte a livello sociale, non siano elemento attraverso il quale piegare le persone. Sentiamo un attimino. Pronto? Ciao Marco. Senti, parlavi un momento fa di miracoli, no? Beh, l'altra sera, credo l'8 dicembre, sì? Su Pinocchio hanno parlato della Madonna con Carl Lehner.
insomma, ho resistito fino alla fine della trasmissione, però mi sembra di aver capito, non so se sei al corrente, che Vittorio Messori era uno degli ospiti. Io non ti sento bene, tu mi senti? Sì, ti sento bene, sei in onda. Va bene. Uno degli ospiti che c'era lì sul palco, Vittorio Messori, ha parlato e ha scritto un libro, mi piacerebbe anche prenderlo e leggerlo, di un miracolo avvenuto circa verso il 1600 in Spagna. 1400 e qualcosa, di una gamba che sarebbe, sarebbe ricresciuta. Sì, quindi sì, questo sarebbe il fatidico miracolo che insomma taglia un po' la testa al toro e che ti darebbe del filo da torcere. Sì, infatti sulla Repubblica ci sono delle sganasciate che non finiscono più. C'è la contadina nella basso, in quel paese disperso, che ha avuto un piede che ricresceva. Nessuno l'ha saputo, è leggenda metropolitana, però sai... Sì, no, una cosa volevo solo dire, mi sembra strano che un miracolo che è fra i, credo, fra i miracoli più grandi, questo perché sia stato tenuto nascosto così, insomma, bene, e che Vittorio Messori addirittura per farlo conoscere a noi del 2000 ci abbia scritto sopra un libro, non so se è per fare magari... migliorare le proprie entrate o le entrate di qualche istituto religioso, oppure, no, perché mi dà sempre un po' del... Sì, insomma, si sente che c'è qualche cosa che non va, funziona, vero? No? Infatti. Ecco. Senti Marco, io però ti devo salutare perché sono già arrivati i ragazzi, devo lasciare il cambio. No, volevo appunto sapere se eri corrente di questo miracolo. Sì, no, ho letto perché c'è un libro, c'è stata una recensione sulla Repubblica, se qualcosa riesco a leggere quella. Va bene, dai, ti saluto. Grazie, ciao infinite, ciao. Scusate e mi scuso con Marco, però il mio turno è già finito, sono arrivati i ragazzi, stanno per prendere loro la direzione della radio. Io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio programma è Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ringrazio per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo alle ore 15. Ciao ancora.